strano, la Dread Edition comunque, la nuova mappa implementata in questa season, una mappa che non tutti amano perché tutte le mappe nuove che sono state inserite favoriscono il mutaplay, ma intanto la partita è iniziata, vediamo in alto a destra col colore viola da Zerg, dal team Impulse EU, il grandissimo Ryu, che nel game precedente comunque ha perso contro il giocatore che gli è avversario anche in questo game, dagli OSC in azzurrognolo o celeste, come preferite, da Protoss, il grandissimo Alphard, che appunto ha vinto nel game precedente, continuando ad arrasare col suo Warp Prism e ad attaccare le espansioni del suo avversario. Alphard. Sì, Alphard, Alphard. Ah, ottimi. giusto, non l'ho Non detto, avevi detto il Alphard. nome? Alphard andava aggiunto Ma alla sì, si fine. sa, ormai lo conoscono tutti, appena lo vedono lo riconoscono, appena vedono un Protoss forte. Eh Ah, sì, ma questo è è Alphard, lo Alphard. sanno tutti. Sicuramente giocatore degli Oskull Clan in ladder. 170 punti per lui. Ovviamente stiamo parlando di giocatori master. Entrambi 5 vittorie per Alphard, 3 sconfitte. Win rate di 62 e 50. In ladder ovviamente 69esimo, come abbiamo detto anche nel game precedente. Invece Ryu 196 punti in ladder per lui al momento. La season ovviamente è iniziata da pochi giorni, quindi insomma tutti hanno un punteggio abbastanza basso. 7 vittorie per Ryu, una sconfitta, win rate di 87,50. Infatti anche lui è 73esimo in divisione, vuol dire che devono comunque ancora ladderare un po' per risalire la classifica. Per quanto riguarda i punteggi, il win rate ovviamente ne risente molto dalle poche partite. Si hanno tutti un win rate di 87%, credo soltanto i coreani forse ce l'hanno e basta, nessun altro. In ogni caso, vedremo. Il primo game è stato appannaggio di Alphard, che è riuscito a punzecchiare con dei drop del prisma dimensionale, drop di Zeloti all'inizio e successivamente anche warp di Intanto Zeloti. Alphard comunque, scusa se ti interrompo, Alphard rallenta appunto l'exp di Ryu con questa probe che verrà forse tra poco uccisa, se non la ritira, appunto se ne torna in base questa probe tutta contenta per aver ritardato di qualche secondo l'exp del giocatore degli Impulse EU, che ha pure messo la pull già A prima, 15, quindi sì. avrà il Ling molto velocemente come nel game precedente, appunto Sì. mentre Alphard opta per un Forge Forge Fast Expand. Expand. Anzi, per essere precisi, è un Nexus First e successivamente Forge, credo. Comunque una Forge Expand anche questa. 15 pull, 15 Hatch per Ryu. Stessa build che ha fatto nel game precedente. Invece Alphard ha cambiato leggermente. La Forge Expand non è particolarmente buona, specialmente se c'è un early pull da parte degli Zerg, perché appunto non ci sono unità da combattimento per un bel po' di minuti. È una temp pull, di solito riesce a portarsi a casa forse anche il game, insomma dipende da come viene giocato dagli avversari. Nuovamente, ovviamente non a questi livelli, a livelli master di solito si esce con le probe a counterare anche i primi 4-6 ling che arrivano. Doppio assimilatore a 21 di supply per Alphard. Vedremo che giocata vorrà fare con questa Forge Expand che ha ultimato in questo momento. Intanto vediamo già l'ologramma della seconda espansione per Ryu, che sta già lavorando sulle rocce distruggibili con i suoi due simpaticissimi e utilissimi Ling appena spawnati. Abbiamo già una Tanto didascalia. la chiusura di Alphard è terminata con questo centro cibernetico in produzione da 20 secondi, mentre il suo avversario Ryu non ha ancora messo nessun gas. Quindi non vedremo una speed molto velocemente, vedremo piuttosto delle blatte quando metterà il suo gas Ryu, quando si deciderà appunto a minare un po' di Vespene. E intanto questi due Ling inseguono questa povera probe che non forse riuscirà a sopravvivere all'attacco di questi cattivissimi cagnolini Zerg, di cui uno viene subito macellato grazie a questo cannone difensivo messo dietro al muro di Alphard, come si fa di solito nel Forge Fast Expand. E intanto la Queen cattivissimamente si mette a picchiare queste rocce, non si sa come degli uncini riescono a distruggere delle rocce, No, degli aculei però. acidi. Gli aculei acidi e l'attacco a distanza delle Queen. Comunque, io sono riuscito anche ad abilitare il punteggio. Siamo 1-0 per Alphard su questa Best of 3. Vediamo come andrà, se spareggeranno o appunto vincerà Alphard 2-0. Comunque, lo Zelota riesce a intercettare un Ling in transito che ovviamente non vuole essere coraggioso, cerca di scappare il più lontano possibile, visto anche che lo Zelota è abbastanza lento. Per il momento non c'è molto da fare, ma sta andando nuovamente di fabbrica robotica. Il giocatore Protoss, ultimato il gate, ovviamente il centro cibernetico, quindi non vuole aprire di Ha visto che comunque la Stargate. tattica Immortal Sentry
Funziona abbastanza bene, intanto i primi due gas sono arrivati in main, non ha ancora raggiunto i 100 di V-Spin per ricercare la speed, ma non Mentre c'è vorrà un push. ricercarla, forse vuole fare del blatte, qualcosa del genere, intanto tu dicevi appunto del push con uno Stalker e una Zerotta che riescono a uccidere quasi tutti i Ling che erano stati mandati a difesa, ma non ha funzionato troppo sto push, oltre i Ling non ha fatto molti danni, intanto arriva la Lair da parte di Ryu, quindi vedremo. Forse una Una queen. muta play da parte del giocatore degli Impulse EU dovrebbe mettere Sì. qualche gas in più. Appunto, arrivano due Arrivano due gas gas, sì. ulteriori sulla Seconda sulla Natural. Natural, sì. E non ha fatto molto, secondo me, il push di Alphard perché è andato soltanto con Persecutore Zelota. Doveva aggiungere almeno il Mothership Core che ancora non ha prodotto, ha messo soltanto in produzione ora, molto molto in ritardo perché sta concentrando tutto su questo, credo che sia tra Questi gate. l'altro sui gate, sì, siamo a 5 gate, credo che andrà di forse 7, un 7 gate, forse Immortal All-In, non so come andrà a finire perché normalmente si pusha con 3 immortali e un prisma dimensionale appunto per continuare a produrre gate unit sempre per il Protoss. Comunque lo psi siamo 71 per Alphard, 74 per Ryu che è molto molto indietro al momento per quanto riguarda il supply. Andiamo a vedere le unità di produzione, quasi tutte unità Intanto d'attacco, infatti la tattica di Ryu è Ling Hydra, una composition ancora che non ho Ling Hydra. mai visto, beh io non ho, sinceramente non ho mai visto fare una tattica del genere, Ling Hydra non credo che sia molto effettivo, soprattutto se il tuo avversario sta optando per un Beh, danno ad area possente, tipo colossi o robe del genere, le Hydra e i Ling no. vengono sciolti abbastanza facilmente. No, però vanno molto bene contro gli immortali i Ling. E le Sì, Hydra contro gli counterano. immortali sicuramente, forse appunto pensava che il suo avversario avrebbe fatto una tattica come nel game precedente, queste sentry vengono forse intercettate da questi Ling, no? I Ling si allontanano, i Ling Si hanno paura, allontanano. i Ling Attenzione, passano arrivano da altri un'altra parte. Ling. Vogliono solo prendersi un po' di danni questi Ling perché sono temerari e finché qualcuno non li colpisce loro non si arrabbiano, intanto i prossimi paion affiorano da parte di Alphard che li mette un po' dappertutto, pronto a rinforzare le sue unità, quindi un Immortal Sentry all-in, Eh possiamo sì, dirlo, eh un sì. all-in a due basi. Dei Frostbite che non riescono comunque a bloccare nulla, riescono a bloccare solo un Hydra che è appena spawnata da questo bozzolo Zerg. Un'altra Hydra bloccata da tre Frostbite, credo che sia un po' uno spreco di energia, dovrebbe bloccare qualche unità in più, anche se in realtà le unità di Ryu sono abbastanza poche. E questo Immortal Sentry All-In potrebbe andare a segno distruggendo la terza del giocatore Zerg che non riesce a fare niente per impedirlo, è rimasto in svantaggio di supply, 83 di supply contro 104 e soprattutto arrivano continui rinforzi da parte di Alphard che ha distrutto per metà la base del suo avversario che pure tenta di fare qualche unità che viene subito intercettata da queste di Alphard, altri posti per bloccare due Hydra che riescono a scappare con pochissima vita, però vengono warpati altre unità grazie al prisma dimensionale. Si fa avanti il giocatore degli OSC andando a distruggere un bel niente, però si farà avanti di nuovo e distruggerà finalmente qualcosa, magari la Natural, magari un po' tutto, magari il game di Ryu andrà a distruggere violentissimamente con questi Stalker, questi immortali e queste sentry dove vengono pullati anche dei droni da parte di Ryu per attaccare le sentry che però fanno dei Frostbite per difendersi. Rimangono tre, anzi due Hydra in campo, di cui una sta per morire, è morta in questo momento. Arriva il GG da parte di Ryu e Alphard si porta a casa questa semifinale e avanza verso la finale contro non si sa bene ancora chi.